Benvenuti a Linea Diretta, le nostre risposte alle vostre domande. Ospite in studio quest'oggi è il dottor Antonio Castelli, primario dell'unità operativa di dermatologia dell'ASL 8 di Arezzo. Grazie dottore per aver accettato il nostro invito. Grazie. Con lui a voi, parleremo buongiorno. Delle malattie della pelle. È un argomento che interessa molte persone. Ecco dottore, in apertura una domanda, se vuole un po' banale, ma credo comprenda anche molti aspetti. Il sole e la pelle, come deve essere questo rapporto per non essere dannoso alla pelle? L'ha posta veramente bene. Come deve essere, a parlare proprio di rapporto, perché gli effetti biologici della radiazione solare, non solo sulla pelle ma anche sul corpo umano, e variano a seconda sia del tipo di pelle e dell'intensità, quindi delle stesse radiazioni. Per cui è un rapporto che, faccio un esempio, una persona di pelle scura può avere un rapporto più intenso, una persona di pelle chiara deve avere un rapporto, come dire, molto più calmo, più moderato, perché i raggi ultravioletti sono importanti per la sintesi della vitamina D, per tante cose, quindi anche per la vita stessa dell'organismo. Sappiamo benissimo che il rachitismo è una malattia che persone che si espongono poco al sole hanno. Però è chiaro, andare in un sovradosaggio, e sovradosaggio dipende appunto dal soggetto, quindi è diverso per me che per altre persone, significa poi esporsi a dei rischi che anche nei soggetti giovani, perché si pensa sempre al tumore dell'anziano, perché per esempio la luce solare distrugge l'acido folico, che è una sostanza, è una vitamina, chiamiamola così, molto molto importante non solo per la fertilità ma anche e soprattutto per la crescita del bambino quando è nella pancia, nel grembo materno. Quindi per esempio è sconsigliata l'esposizione al sole alle donne in gravidanza, tant'è che si dà sempre l'acido folico perché ne ha molto bisogno e il sole invece lo fa diminuire, per cui è un rapporto che deve essere modulato, deve essere in equilibrio per godere dei benefici e per limitare quanto più possibile i danni. Dottore, una domanda, una telespettatrice si chiama Elisabetta, 23 anni e frequenta l'università. Da alcuni giorni nota una perdita notevole di capelli, ogni volta che si pettina nella spazzola rimangono ciocche intere. Ha una grande paura, la paura evidentemente è quella di rimanere calva. Cosa mi sta succedendo? Chiede Elisabetta, mi sto preoccupando, che cosa posso fare? Vale a dire, quali possono essere i rimedi a questa situazione? Allora, mi sembra di capire che Elisabetta questo problema ce l'ha da poco tempo. Da poco tempo, sì. È una cosa... Allora, in parte la possiamo rassicurare. Questo perché solitamente, però è chiaro che poi vanno fatte le dovute analisi, eccetera. Però solitamente, questa è l'informazione che diamo a Elisabetta, ai nostri ascoltatori, solitamente quando la caduta dei capelli è così importante, di questi periodi poi si verifica, ed è veramente intensa, con una perdita anche di più di 100 capelli al giorno. Questo si chiama in genere un effluvio telogen. Le cause possono essere molte dell'effluvio telogen. Le più frequenti sono delle carenze o di aminoacidi, di vitamine, di sali minerali. E spesso si verifica in questo periodo, si parla appunto periodo della caduta dei capelli, nel periodo delle castagne, no? Una volta si raccontava. Si ricollega alle stagioni un po'. Si ricollega alle stagioni. Ma questo perché? Perché nella nostra razza caucasica il capello ha un ritmo di crescita, cioè nasce, si sviluppa e poi muore. Ecco, in questo periodo si sincronizza, come dire, la caduta dei capelli, per cui si possono vedere queste cadute copiose dei capelli, però le terapie ci sono e vanno fatte subito, in genere sono appunto amminoacidi, oligoelementi, e la metionina e il selenio sono molto importanti, più alcuni amminoacidi come la cistina. Ecco, grazie dottore, abbiamo un telespettatore, una telespettatrice al telefono, pronto? Buonasera, sono una signora di Arezzo. Buonasera signora, la domanda al dottor Castelli. Allora, io un anno fa ho avuto un piccolo problema, mi hanno diagnosticato la psoriasi delle unghie.
mi si era spessito tutte le unghie. Sì. Quindi vuol sapere magari no, la ho fatto delle cure particolari con delle pasticche Zorias e delle creme per mettere nelle unghie a base di urea. E sinceramente devo dire la verità, ora sto molto meglio. Però ho smesso di fare queste cure, però ho sempre paura che questa cosa mi ritorni. La signora non ricorda il nome? Come si chiama? Antonella. La signora Antonella. Allora, signora Antonella, grazie, signora, può sentire la risposta attraverso il video. Buonasera. Arrivederci, grazie. No, grazie a lei della domanda. La psoriasi, come è stato spiegato alla signora Antonella, lo diciamo a tutti, è una malattia a carattere familiare, cioè ci sono dei fattori genetici per cui c'è una predisposizione e ha tantissime forme. Allora, quella che raccontava la signora Antonella è la psoriasi ungueale, che a sua volta può avere varie forme, quindi localizzata prevalentemente alle unghie. Spesso si manifesta con la pachionichia, cioè l'ispessimento delle unghie, soprattutto del primo dito dei piedi, ma anche delle unghie delle mani. Un'altra caratteristica della psoriasi ungueale è il cosiddetto pitting, cioè le unghie additale. Ha visto il ditale che usavano, certo. Ora usano, insomma, le donne quando devono cucire, c'ha quella picchiettatura, quei forellini. E la stessa cosa si può notare a livello ungueale. È chiaro che la terapia, allora, diciamo subito che la psoriasi quindi è una malattia ad andamento cronico, cioè anche quando noi riusciamo a togliere i sintomi o avere i benefici, come ci raccontava la signora Antonella, della terapia, però la predisposizione, come dicevamo prima, a carattere familiare, su base genetica, rimane. Per cui, per motivi che ancora non sono tutti ben noti, magari la signora sta per molti anni senza avere problemi e questi poi si possono, tra virgolette, ripresentare. Per quanto riguarda le unghie, la terapia è una terapia topica, parlava di urea, l'urea infatti è un cheratoplastico, cioè ammorbidisce e assottiglia quella lamina ungueale che sennò diventa estremamente dura, difficile anche addirittura da tagliare. Poi esistono delle terapie farmacologiche con dei farmaci che hanno quella che si chiama la sostantività, cioè la capacità di andarsi a depositare a livello della matrice ungueale e quindi normalizzare la crescita dell'unghia. Uno di questi per esempio è il metotrexate e anche un po' i retinoidi hanno questa funzione. Però occorre del tempo per fare questa terapia, questo perché un'unghia per crescere impiega 4 mesi, quindi se noi riusciamo a portare il farmaco, a farla accumulare a livello della matrice, che quindi produce una lamina ungueale normale, per vederla completamente normale occorrono 4 mesi. Quindi sono delle terapie lunghe, il problema quindi migliora, per parlare di risoluzione è un po' impegnativo ed è chiaro che una volta che è risolto la predisposizione c'è, per cui potrebbe anche ripresentarsi. Ecco, abbiamo la possibilità ancora di rivolgere qualche altra domanda al dottor Castelli. Ovviamente coloro che volessero partecipare, intervenire a questa trasmissione possono farlo telefonando ai numeri telefonici che vedono in sovraimpressione oppure indirizzando un'email al nostro indirizzo di posta. Ho un figlio con dermatite atopica. Sto attenta alla dieta, metto tante creme, il problema però persiste, rimane. C'è una causa che la scatena, chiede una signora, e quali sono i rimedi contro questa patologia? Dermatite atopica, anche qui parliamo di una malattia con predisposizione genetica e si parla dell'atopia in generale. E il soggetto, come dire, atopico ha una predisposizione sia individuale che familiare a sviluppare delle patologie a livello della pelle, quelle che una volta si chiamavano l'eczema costituzionale, no? Certo. Che ora si chiama dermatite atopiche, non solo delle dermatiti, i soggetti atopici possono sviluppare anche delle forme allergiche, la dermatite atopica non sempre non è su base allergica, delle forme allergiche sia cutanee, eczemi da sensibilizzazione, sia... Ecco, diamo la precedenza comunque alle telefonate. Le raccogliamo. Pronto? Pronto? Buonasera signora, la domanda al dottor Castelli. Buongiorno, dottor Castelli. Buongiorno. Io sono una vecchietta di 84 anni.
Ma ho le unghie incarnite, ma da tanto tempo. La cosa un po' dipende. Grazie signora, grazie. Ah, la domanda della signora, nella sua semplicità, dottore, credo bellissima. Che riguarda moltissime persone, no? Le unghie incarnite. Sì. Praticamente tutti hanno sofferto, quasi tutti, di unghie incarnite, o perlomeno hanno avuto questo problema. Allora, grazie signora, buonasera. Sì, grazie della domanda, anche è stata posta con molta delicatezza e molta correttezza. Bene. Allora, la signora ha 87 anni, il problema delle unghie incarnite si verifica spessissimo nei ragazzi giovani nel momento dello sviluppo e della crescita. Questo perché cresce, come dire, crescono le estremità, le dita, crescono i piedi, anche le mani, però l'unghia incarnita è molto più facile osservarla nelle unghie dei piedi, soprattutto nel primo dito. Qual è il problema? Che l'unghia tende a crescere, come dire, sotto la pelle, cioè la lamina ungueale si fa strada sotto la pelle e quindi crea un processo infiammatorio spesso suppurativo. Nel soggetto anziano cosa può succedere? La signora è una giovane di 87 anni, quindi cosa può succedere? Delle malformazioni dell'unghia, perché con l'andare del tempo le unghie si deformano e si possono verificare quelle che sono le unghie in grifosi, cioè che fanno un po' come quelle dei rapaci, quindi diventano molto più spesse, molto più coriacee, e in queste forme malformative quindi in qualche maniera possono espandersi all'interno della pelle incarnita. Questo vuol significare l'unghia che entra nella carne. L'intervento chirurgico, anche qui i cheratoplastici, che però non sono definitivi come risoluzione, ma ammorbidiscono l'unghia e si può tagliare. Bene, possiamo terminare qui allora la prima parte di Linea Diretta, ovviamente spazio alla regia, ci ritroviamo poi qui in studio per la seconda parte. Pronto?